Buongiorno e benvenuti al consueto appuntamento con Piana Stampa, la rassegna stampa di Inquieto Notizie. Oggi, lunedì 19 marzo, cominciamo sfogliando le pagine del quotidiano della Calabria, che titola tutta pagina: bruciata l'auto di Fabrizio Pioli. La Mini Cooper dell'elettrauto è stata trovata in un oliveto a Rosarno. La scoperta a quasi un mese dalla scomparsa. Analisi per scoprire eventuali macchie di sangue. Grande spazio dedicato come sempre il lunedì allo sport. Sulla sinistra, Oppido Mamertina, fiaccolata silenziosa per dire no alla violenza. E infine, a fondo pagina, PDL Biasi detta le linee guida, il neo coordinatore. Bruciata l'auto di Fabrizio, accertamenti in corso per scoprire macchie di sangue nel veicolo. Si cerca il corpo. In un oliveto di Rosarno i carabinieri ritrovano la Mini Cooper di Pioli. Le indagini e caccia aperta a Napoli del presunto assassino, si sono perse le tracce. C'è la foto della carcassa dell'auto bruciata. 2000 fiaccole di speranza, Oppido Mamertina in piazza per dire no alla violenza e all'andrangheta. Amministratori e cittadini hanno sfilato per le strade del paese. Reggio, non la borghesia mafiosa, il neo coordinatore provinciale del PDL detta le linee guida del partito. Roy Biasi dice: treni, voli e a tre diciamo no all'isolamento della Calabria. Polistena, abbaia alla guida di Sinistra Ecologia e Libertà, il primo congresso cittadino di Sinistra Ecologia e Libertà, in corona il consigliere comunale, invocato un fronte comune alternativo ai comunisti italiani e all'amministrazione civica. Commercio, ambulante abusivo e immigrazione clandestina a Palmi, operazione congiunta di Polizia Municipale e Carabinieri. Rosarno e Galatro, sentieri di carta in tour, tra giusta causa e giustificato motivo. Riflettori sull'articolo 18 in un dibattito organizzato dall'associazione Rinascita per Cinque Frondi sullo statuto dei lavoratori a confronto le opinioni di avvocati e sindacalisti. Sotto accusa i contratti interinali. Pagine di Gazzetta del Sud, lavoro, domani round decisivo, in alto a sinistra trovata l'auto di Pioli bruciata, la scoperta fatta dai carabinieri in una zona impervia. Oppido, non siamo degli incivili, una fiaccolata silenziosa per dire no alla 'ndrangheta. Pagine interne di Gazzetta del Sud, trovata l'auto trovata bruciata la minivan dell'elettrauto. I carabinieri hanno localizzato in un'area impervia la vettura di Fabrizio Pioli, il 38enne è sparito il 23 febbraio mentre si recava a Melicucco. Una relazione pericolosa pagata con la vita. Il fratello della ragazza è in carcere, ancora irreperibile il padre. Operazione Maio 3, 12 le persone coinvolte. Altre pagine di Gazzetta del Sud. Una lettera, un pendolare della Lirosi usa pullman. Un pendolare dice: la Lirosi usa pullman troppo piccoli. Gioia Tauro, Ferrovie della Calabria, i dipendenti incontreranno Pedà e a Rosarno col diretti possibili novità sul prezzo degli agrumi. Il paese dice no alla violenza con una fiaccolata silenziosa. Oppido, una ribellione spontanea all'escalation di episodi delittuosi. La comunità non accetta di essere additata come civile, come incivile e arretrata. Cittanova, cannatata traccia il bilancio di opere e progetti futuri, conferenza stampa dell'esecutivo a metà mandato. E passiamo alle pagine di Calabria Ora, emergenza rifiuti in Calabria, il commissario è scaduto. Per la Corte dei Conti non è più ammissibile la gestione straordinaria di un settore che è già rientrato nella competenza della Regione. Caso Pioli, ritrovata carbonizzata l'automobile di Fabrizio. Ritrovata bruciata l'auto di Pioli, Lupara Bianca, la Mini Cooper era nascosta in una zona di campagna. La certezza sull'appartenenza dell'autovettura è arrivata dalla scientifica. Palmi, il piano spiaggia resta solo una chimera, progetto incompiuto dal 2006, l'ira degli operatori turistici. Nevese invernali, arenile sporco e non fruibile per i cittadini. Fiorillo dice: nessuna pianificazione, il prossimo sindaco ascolti la categoria. Palmi verso il voto, primarie impraticabili, il circolo Armino chiarisce la sua posizione dopo il flop. Pino Ippolito dice: quando abbiamo lasciato non c'erano più i tempi necessari. Sinistra Ecologia e Libertà prova a scuotere i Democrat. Polistena, al congresso il segretario Baglio chiede un dialogo alla pari. Palmi, sanzionati 15 ambulanti abusivi, elezioni a Rizziconi, sarà gara 4, competizione aperta tra Mazzù, Di Giorgio, Tripodi e Anastasi.
Da ben 10 anni il comune non riesce ad arrivare al termine naturale di una consiliatura. San Giorgio Morgeto, dove in difficoltà riparte il progetto di tutela, dal comune destinati 24.000 euro per il reinserimento di 14 madri non occupate. Rosarno, il tenente Santuccio, insignito della cittadinanza onoraria. Era questa l'ultima notizia di oggi, piena stampa torna domattina alle 8.30, come sempre subito dopo il caffè. A voi tutti, da Lucio Rodinò, l'augurio di una buona giornata.